Chi possiede una partita IVA può scaricare le spese legate agli immobili. Se l'immobile è ad uso ufficio o studio come bene strumentale, per portare la spesa in deduzione bisogna applicare delle quote di ammortamento. In questo modo sarà deducibile l'intero costo. Diverso il discorso se il professionista con partita IVA adibisce a studio una parte della sua abitazione, cioè fa un uso promiscuo dell'immobile. Un po' ci lavora, un po' ci abita. Si può portare in deduzione il 50% delle spese, cioè la metà dei costi di affitto, luce, gas, acqua, spese di condominio, eccetera. Ad una condizione però, che il professionista non abbia un'altra casa nello stesso comune. È possibile portare in deduzione anche le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria che fanno aumentare il valore dell'immobile fino al 5% di quello iniziale. Altra spesa che chi ha una partita IVA può scaricare dalle tasse riguarda chi ha un canone di leasing immobiliare strutturale. In questo caso la legge consente di dedurre i canoni in un periodo superiore a 12 anni. Occorre però scorporare la quota che riguarda il terreno su cui sorge l'immobile.